Sto andando a fare un giretto nei boschi, se riesco. E mi sono messo su la tuta termica, bel maglione, mi porto dietro un po' di roba, mi porto dietro il drone, vediamo se riesco a usarlo. Qua si è righiacciato bene, anche perché ci sono meno 10 gradi, quindi direi che se non si ghiaccia così, non si ghiaccia più. Ah no, dai, pensavo fosse ghiacciato, invece è solo innevata. Viene via subito. Sì. Posso usare la scopettina. Carino sto coso con la scopettina comunque. A dire dell'auto ci sono solo meno 5 gradi. A dire di Google ce ne sono un po' di meno, però vabbè. Sto aspettando che si sghiacci un pochino. E niente, poi parto e vado a fare un giretto nei boschi e se vengo ucciso malamente dagli orsi o dagli alci, dagli gnu, da qualunque cosa ci sia, ciao. Sono in una zona boschiva e niente. Guidano un po' Pavilnio Regionisis Parkas, quindi sono nel parco di Pavilnio, boh, non lo so. Nel dubbio non lo so. Comunque si vede che è tipo una Tra stradina dei. 300 metri, volta a destra. È una stradina nei boschi perché no, non è pulita come le altre. Boh, io nel dubbio ho messo una direzione a caso sul navigatore, ho cliccato e sto andando lì, quindi mi sa che parcheggio anche tipo qua. Ok, ci siamo, sono tipo al limitare del boschetto. E boh, vado a fare un giretto. Non sto molto lontano, anche perché sta già scendendo il sole e sono tipo le 2:45 di pomeriggio. Ok, c'ho il mio bastone telescopico. C'ho le mie scarpine. Calcolando che è quasi un mese che sono fermo immobile, fra i 6 giorni di guida e le 2 settimane e mezzo di. Dopo l'operazione non andrò tanto lontano. Però voglio vedere cosa c'è là dietro. Magari c'è uno spiazzo o qualcosa di simile. Avrò fatto tipo 150 metri a dir tanto e c'ho già il fiatone. Non è facilissimo camminare su sta roba. Perché è tipo neve ghiacciata su letto di foglie, erba, quindi sprofonda un po'. E in più sono anziano e ciccione. Ok, inizia a farmi male il fegato. Ho trovato questo spiazzetto. Sarò boh, forse 250-300 metri la macchina, forse. Non sarebbe male far volare qua il drone, sarebbe interessante. Giusto per vedere l'area. Salve! Comunque, eccomi qua. Boschetto della mia fantasia. C'è un fottere di animaletti un po' strani inventati da me. E niente. Adesso che vi ho fatto fare il giretto, attivo il drone. Userò la sua scatola come posto per atterrare perché non ci voglia che si impiastri. E gli metto anche le protezioni per sicurezza, anche se non c'è vento. Per fortuna, quindi non lo so, però non voglio rischiare. Ok, hanno preso tutti i cosi, ho messo modalità payload. Posso volare fino a 120 metri di altezza qua e dovrei essere in modalità, sì, filmato, quindi inizio a filmare e ah no, qua è zona. Ma ancora una zona 60 qua. Ma porca. Speravo di essere in una zona migliore.
Cazzo. E niente, se l'altitudine massima è questa. No, però. Perché? Ma è 29 metri, non è 30. Non è 60. Ma che cazzo? Impostata a 30. Ah, perché modalità carico. Ah, allora ok, niente, devo atterrare. E minchia sono. Ah no, sono qua, ok. Mi si sposta la scatola. Vediamo. Bene. Ok, ho tolto le paraeliche. Ridecolliamo. Allora, ok, adesso non ho più problemi di altitudine, di schiantarmi contro gli alberi. Sto bello, bello alto. Oh, qua ci sono delle case, lì c'è una strada. Allora, andiamo a fare un giretto. In teoria non dovrei avere problemi. Dai, stiamo sui 60 metri, cosa in meno. Oh, una torre. Oh, cazzo. Quella è una torre radio, però. Ok. Sì, sì, siamo altitudine, non so. What? Come segnale debole. E che cazzo. What? Allora, gli alberi rompono discretamente le palle. Andiamo in modalità normal, così mi muovo un po' più veloce. Interferenza di segnale del drone. Ah, sarà mica l'antenna quella lì dove sono passato? Boh, andiamo da sta parte. Lalala. L'importante è non colpire pali della luce o simili, che sennò sono cazzi. Anche a questa altitudine dubito ci siano alberi. Comunque là in fondo c'è Vilnius. Vediamo se... Sì. Ok, sì, si può zoomare un po'. Dice là. Ok. Oh, in teoria la macchina l'ho parcheggiata tipo qua sotto, no? Sì, eccola qua, parcheggiata proprio qua. C'è ancora, quindi bene. Oh, sta tramontando il sole.
Nice. Bello. Vediamo se riesco a fare una un'inquadratura carina. Magari dopo faccio gli screen di sto posto qua. Allora, quasi quasi faccio return home, teoria. Voglio vedere cosa succede, perché in teoria l'altezza di ritorno è impostata a 120, ma qua è una zona 60. Però dovrebbe tornare lo stesso. Ok, è qua sopra. Chissà se atterrerà esattamente lì sopra. Oh, eccolo. No, è un po' leggermente spostato, ma mi sa che è perché c'è un po' di vento in alta quota. Però si sta avvicinando giusto. Sta avvicinando pian pianino. Non arrivare proprio adesso vento però, eh. No, mi sa che annullo e scendo. Mettiamo modalità. Così. Yay! Facciamo anche una fotografia, dai. Vediamo se riesco a fare una foto un po' più artistica. Ha fatta? Ok, sì. E bene, atterriamo. Anche perché sto video sta già durando fin troppo. Perfetto. Comunque dopo sto giretto qua e anche quello all'inizio con il payload, 66% di batteria e ne ho altre due. Oltre al fatto che posso fare ancora 3 ore e 23 di filmati o 4000 foto in JPEG e anche in RAW contemporaneamente. Quindi non è male. Ok, impacchettato. Sono riuscito a non affettarmi le dita, a non farlo schiantare e a non venire mangiato dagli orsi. Quindi, ottimo. Bene. In teoria non ho dimenticato nulla, spero che mi si senta perché sono un po' lontano, come vedete. E niente, dai, è andata bene, non sono morto, non sono scivolato, non sono stato sbranato. E niente, adesso vi faccio un 360 del boschetto, ovviamente è un boschetto del cazzo. Non è un bosco di quelli veri, cioè, o meglio, è la parte iniziale del bosco. Magari quando sarà un po' più sicuro, sia col drone, sia con l'orientamento così, e magari ci vengo di mattina, mi fido un po' di più, magari mi spingo oltre o vado in macchina in un altro posto in cui vedere un po' meglio il bosco, diciamo. E insomma, rieccomi alla macchinina.
Qua c'è un'auto che non so, mi sa che è rubata, è tipo, non ha la targa, non niente, ha sui rotini, non ne ho idea. Ed è qua da un po', visto che non c'è neve. Non lo so. L'altro non sembra neanche vecchissimo, cos'è una BMW? Ok, non so se mi ha salvato il video che ho appena fatto perché mi è morta la batteria. E non mi ricordo neanche che cazzo ho detto, sinceramente. Comunque, sta arrivando a breve, penso entro un'oretta sarà già giù il cielo, quindi tipo per le 4 qualcosa. E sarà già giù il cielo, sarà già giù il sole. E niente, magari un'altra volta vengo, filmo il tramonto, però quando inizio a usare bene il drone. Adesso come adesso non mi fido. Comunque è calata la temperatura nel frattempo che sono andato e tornato. Infatti ho sentito che calava. E niente, come abbigliamento direi che va benone anche solo in tuta e l'intimo termico per ora. Penso anche fino a meno 12, meno 15 direi che non ho freddo. Forse le scarpe sono da cambiare o mettere calzini più pesanti, perché un pochino il freddo all'alluce l'ho sentito. Per il resto, vestiti e tutto il resto, anche con la roba in testa, il mio fido coso qua, non mi ricordo come si chiama, e il cappuccio, stavo abbastanza bene. Allora, sto tornando e c'è questa strada che è praticamente ghiaccio. Infatti sto andando a 25 all'ora, pian pianino, vabbè che tanto c'ho sulle ruote la neve e tutto quanto, però è leggermente in discesa, non si sa mai. E no, non è pericoloso TikTok, madonna, neanche se dovessi schiantarmi contro un alce a questa velocità mi farei male. E niente, appena arrivo a casa monto tutta sta roba. Ma che carina sta zona comunque, ci sono tipo le ville. Tra 200 metri. Rompi sempre svolta i coglioni, però Google, basta. Dicevo, ci sono ci sono queste villette a schiera un po' strane. Sembrano un misto fra palazzi popolari e villette a schiera. Boh. Ma che bella la luce là in fondo. Lo tramonto che si appropinqua. Comunque, volevo ricordarvi che c'è il canale su YouTube, quindi lì trovate i video un po' più lunghi e soprattutto quelli fatti col drone, perché non ha senso caricarli su TikTok, quelli non si vedrebbe niente, poi sono in selcinoni, sarebbe un casino editare tutto il resto. E niente, basta, ciao.